Top, 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 Buonasera, buonasera a tutti, grazie per essere qui, così numerosi, eh, benvenuti a Pieve Incontra, questa è un'edizione, la sesta, che comincia in anticipo rispetto al nostro consueto calendario per lasciare poi, eh, termineremo quindi a maggio, per lasciare posto all'ultimo all scampolo della campagna elettorale. Eh, quella che stiamo per cominciare è comunque una stagione molto ricca, eh, ricca di spunti di riflessione su temi eh, di interesse generale, su eh, grandi temi che affronteremo insieme eh, a degli ospiti illustri. Eh, Quest'anno saranno con noi Serena Dandini, Tito Boeri, Paolo Rumiz e naturalmente il professor Vito Mancuso, con il quale abbiamo l'onore e il piacere di inaugurare. Pieve incontra 2024. Grazie professore per essere qui. Volevo cedere, prima di cominciare la nostra conversazione, eh, cedere il microfono al vice sindaco di Pieve di Soligo e assessore alla cultura Luisa Cigagna. Questa è una manifestazione organizzata dalla città di Pieve di Soligo. Buonasera a tutti e benvenuti. Porto il saluto del Sindaco e dell'amministrazione comunale di Pieve di Soligo. Eh, sono davvero orgogliosa di questa settima edizione. Sesta, di piede incontra, perché anche quest'anno, grazie al prezioso lavoro di Adriana, siamo riusciti a portare eh, veramente degli ospiti importanti. E sono particolarmente contenta di avere questa sera il professor Mancuso, perché lo leggo da tanto tempo e credo che per tantissimi di noi ci abbia fornito spunti di riflessione. E, e di meditazione davvero importanti. Spesso e volte le sue parole, come dire, ci hanno illuminato anche su questioni delicate e, e importanti. Quindi, davvero, credo che sarà una serata che ci farà tornare a casa sicuramente arricchiti. Eh, questa iniziativa può essere realizzata grazie alla generosità e la sensibilità appunto degli sponsor che ci sostengono Asco Trade, eh, Consorzio di OCG e Euromobile quindi mi sento il dovere di ringraziarli appunto perché continuano a credere in questo progetto che per noi è molto importante, che offre al nostro territorio la possibilità di confrontarsi con personalità che davvero eh, ci aiutano a capire il mondo e anche noi stessi grazie e buona serata Grazie. Allora, professor Mancuso, filosofo, teologo, docente universitario, eh, editorialista della stampa, ha fondato e presiede eh, il laboratorio di etica presso il Master di Bologna, saggista. Nel suo ultimo saggio, il suo ultimo libro, eh, Non ti manchi mai la gioia, il professor Mancuso ci offre una eh, lente... Eh, Importante, che è la lente della filosofia per aiutarci a liberarci dalle trappole che ci rendono infelici. Allora, professore, la prima domanda è quasi d'obbligo, ma è così difficile per noi essere felici? Buonasera a tutti. No, non è difficile essere felici, è difficile rimanerlo. Perché la, la, la felicità, che è diversa dalla gioia, è un'emozione. Mentre la gioia non è un'emozione, è un'altra cosa che poi vedremo che cos'è. E, e le emozioni arrivano quando vogliono loro e se ne vanno quando ne arriva un'altra. Per cui può succedere, e penso che sia esperienza comune di tutti noi, che magari nella stessa giornata, ma cosa dico, nella stessa ora, uno sente l'emozione della felicità e poi sente che se ne va. Mi viene in mente un, un sì, lo chiamo verso perché lui scriveva canzoni, ma i testi erano poesie. un verso di Lucio Dalla, di cui parentesi ho avuto la fortuna nella vita di essere, sì, un amico ho vissuto anche del tempo, a casa sua. E, e dice così: dice, ah, felicità! su quale treno della notte viaggerai lo so che passerai ma sempre in fretta e non ti fermi mai ecco così quindi voi sapete immagino sappiate che secondo gli studiosi ci sono sei emozioni universali così le chiamano che competono a ogni essere umano di tutti i tempi e di tutti i luoghi, nella misura in cui naturalmente sta bene, nella misura in cui è sano, perché uno può essere malato nel corpo, può essere anche malato nella psiche e quindi non averle tutte queste sei emozioni, così come nel corpo magari non ha tutte le prestazioni del corpo. E in ogni caso queste sei emozioni che competono alla fisiologia psichica corretta sono la paura, la rabbia, la felicità, la tristezza, il disgusto e la sorpresa. Non c'è essere umano che non le provi e come ho detto... Eh, anche nello stesso giorno eh, arrivano. Del resto lo dice la parola, no? Emozione. Mo Emozione. Eh, 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 L'etimologia rimanda al moto, al moto. Muoveo, e muoveo. Muoveo vuol dire muovere, e poi questa e che è moto da luogo, che, che quindi. Muovere da, quindi noi potremmo dire smuovere, quindi tu sei tranquillo, non provi nulla e a un certo punto arriva qualcosa e diventi triste, oppure felice, oppure eccetera. Le altre sei che ho detto. Tra l'altro, io un giorno io ho studiato questa, per scrivere un libretto sulla paura che mi era stato chiesto ai tempi del lockdown. Eh, e ho, eh, appunto studiando queste cose mi sono imbattuto nella, nel, in questo elenco eh, e, e poi però ho riflettuto sull'elenco e sono giunto a questa mia ipotesi, non so se anche voi siete d'accordo perché parliamo di cose che ci riguardano, che riguardano la nostra vita interiore, non so se adesso quello che dirò voi lo sentite anche voi, se vi interpreta o no, perché è questo che io... Eh, Sto tentando di fare quello di interpretare il vissuto di tutti, allora paura. Secondo me sono a coppie. Queste sei, queste sei emozioni sono a coppie. Paura eh, fa coppia con rabbia. Quando hai paura, cosa fai? Fai così, cioè ti chiudi, e quando hai, quando hai rabbia, fai così, ah, aggredisci. Quindi come una chiusura è un'apertura. E sono appunto complementari. Beh, tristezza e felicità vale da, vale da sé. Tristezza è la chiusura della psiche, della cosa. Felicità, ah, felicità, l'accento sulla A. Chi è che era che cantava così? La eh. Carrà. E anche disgusto e sorpresa. Disgusto ti chiudi, ti chiudi i sensi, qualcosa che puzza, disgusto, ti, ti ritrai, chiudi, sorpresa, al contrario ti apri. E appunto pensavo, dico, ma guarda un po', forse anche la nostra psiche respira, esattamente come i nostri polmoni che si aprono e si chiudono, e prima ancora, o prima ancora, e accanto ai polmoni anche il cuore. E in questo momento boom, 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 si apre, si chiude. E anche la nostra psiche si apre si chiude. Quando viene, sì, quando viene evocata, chiamata fuori appunto e o evoco, quando viene chiamata fuori da, da, da qualcosa che arriva. Caduta la penna. La okay. penna. Ecco. E quindi questo è, quindi la felicità è così, non so se ho risposto o no. Sì, alle... sì, assolutamente. Questo è un breve itinerario di liberazione. Allora, cominciamo, professore, dal, dal titolo, che è piuttosto evocativo, è, eh, tratto dalla, eh, dalle lettere a Lucilio di Seneca, Non ti manchi mai la gioia. Eh, Seneca eh, diceva, però ti deve eh, nascere da dentro, no? ti deve nascere in casa, e qua c'è già, la, la prima, eh, come dire, la prima evocazione importante della filosofia antica, no? il Gnosti se auton conosce te stesso. Lei parte da lì. Sì, il titolo del libro, l'espressione che, che o meglio, l'espressione che ho preso per il titolo del libro viene da a 2000 anni. 2000 anni. Lui morì nel 65, se ricordo bene, ma penso di essere sicuro. 65 dopo Cristo naturalmente. Quindi, Seneca più o meno è nato, è nato e lui nacque nel 4 avanti Cristo. E quindi era contemporaneo di Gesù. Perché Gesù, tutti voi sapete, non nasce nell'1, Gesù nasce prima di Cristo. Cioè, eh, è avanti Cristo tra l'altro questa indicazione del calendario ci dovrebbe far riflettere sulla differenza tra Gesù e Cristo ma vabbè su questo io sto lavorando e sarà oggetto di un, di un prossimo libro tornando a Seneca aveva già la sua età qualche anno più di me io ne faccio 62 a, alla fine di quest'anno e, e lui ne aveva nel 63, cioè nel 67 anni o giù di lì, sapeva che l'imperatore l'avrebbe fatto fuori. L'imperatore era Nerone, di cui lui era stato il maestro, nonché il consigliere. Era Seneca, o prima ancora, o accanto all'essere filosofo, era un politico, segretario di Stato. Noi diremmo, volendo citare eh, la carica degli Stati Uniti d'America, era il numero due dell'impero. Per diversi anni. Va bene, e poi si rende conto che l'imperatore è impazzito, che uccide, che incendia, che insomma è incontrollabile, si ritira a vita privata, ma sa eh, perfettamente, conoscendolo, che la morte sarebbe arrivata. Come infatti arrivò? Perché Nerone mandò i suoi, come chiamarli? Mi viene, in mente, mi viene in mente Scagnozzi, ma è una emissari. brutta emissari. Sono ecco. cioè, emissari, i suoi collaboratori, i suoi gladiatori, non lo so come, dicendo oh, l'imperatore ti ha dato ordine di ucciderti, e, e Seneca sapendo che se non si fosse ucciso lui, l'avrebbero ucciso loro. E quindi Seneca si tagliò le vene. Tacito racconta poi tutto come andò la cosa, compresa la moglie. Che... Va bene, adesso non dobbiamo disperderci, sapeva che gli rimaneva poco da vivere. E quando a voi capita, o capiterà, e anche a me capiterà, di essere al cospetto della fine, beh, insomma, come reagiscono gli esseri umani? Dipende che, ti, che essere umano uno è. è. evidente. Sai che è la fine, sai che hai poco tempo, che cosa fai? Lui era un filosofo. Uno dei più grandi, per me, veramente, le lettere a Lucilio sono, ma anche gli altri, anche il De Beneficis, e anche delle altre, ma insomma, il De Beneficis e le lettere, le epistole le morali a Lucilio sono davvero dei libri imperdibili. E lui cosa fa? Rientra in se stesso, conosce te stesso, rientra in se stesso. Rientra in se stesso e si dedica a all'amore della sua vita, la filosofia, cioè all'amore per la sapienza, intendendo per sapienza non l'erudizione, i fine a se stesso, sapere le cose, ma quel voler essere, quel voler conoscere per avere sapore. Voi sapete che in latino sapere e sapore hanno la stessa radice, sapio, sapere, vuol dire so e vuol dire... So di qualcosa, ho oh, questo sapore. Ci sono persone che sanno delle cose, sanno tante cose, ma non sanno di niente. Ci sono persone che non sanno le cose e sanno, hanno un sapore. Tu parli con loro e ti rendi conto che c'è una saggezza antica, che c'è un'umanità. Naturalmente, la cosa migliore è avere entrambe le cose, il sapere e il sapore. E quando voi avete una persona che sa e che sa, che sa le cose e che ha sapore, avete il sapiente. Se avete solamente la persona che sa le cose senza avere sapore, avete il dotto, l'erudito. Se, se invece avete la persona che... Sa nel senso che ha sapore, ma non sa spiegare perché, per come e le cose. Lui eh, avete il saggio, il vecchio saggio. Magari alla quinta elementare, magari neanche quella, però se hai un problema, vai da lui e senti che ti ascolta e che ti darà la, la, la soluzione. Mentre se vai dall'erudito, parlerà, parlerà, parlerà e tu uscirai e non, non hai capito, non saprai che come, cosa devi fare o non fare. Certo, l'ideale è trovare il sapiente, che invece il sapiente è colui che ti dice cosa fare e ti dice anche perché, ti lo motiva. È il sapiente. Va bene, torniamo a Seneca. Rientra in se stesso e, rientrando in se stesso, eh, scrive. Perché aveva questo dono, insomma, era pensa, pensare, scrivere. Lui, Seneca, è grande perché è un pensatore ed è anche uno scrittore. Non tutti gli scrittori sono pensatori, anche non tutti i pensatori sono anche dei bravi scrittori. Ci sono dei pensatori che scrivono dei libri e non si capisce niente nessuno. E va bene, lui era entrambe le cose. Era un, un grande pensatore, lineare, profondo, e uno scrittore. Quindi quando voi lo leggete, volate. E scrive a Lucilio, chi è Lucilio? Era il suo amico, più giovane di lui, però in realtà non scrive a Lucilio, almeno questa è la mia convinzione, lui prese Lucilio come una, eh, un punto di riferimento, ma secondo me le lettere non le spediva, però è la mia idea che mi sono fatto leggendo così, qualcuno anche la pensa come me, non sono io originale, ci sono altri critici che hanno pensato... Prima di me questa cosa, anche perché noi non abbiamo nessuna risposta di Lucilio. Va bene. E, e, e quindi lui in realtà non scrive a Lucilio. Lui in realtà scrive, neanche scrive a se stesso, lui in realtà lo dice nell'Epistolario: scrive ai posteri, sa che deve morire e, e si concentra su se stesso. Per dare il meglio di sé all'umanità. Quindi Lucilio. Siamo noi, sono io, sei tu, 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 siamo tutti noi, Lucilio. Posso avere quel il mio libro? È tutto okay. scarabocchiato, professore. Eh? È tutto scarabocchiato, è pieno di note. Buon segno. Adesso devo trovare. Perché il mio non l'ho portato, eccolo qua, l'ho trovato subito. Perché adesso vi voglio leggere la lettera 23 da cui viene il titolo. Perché è bellissima, perché è bellissima, è perché è vera, è vera, autentica. Senti proprio come quando, è come quando c'è il pane fresco che prendi le saggi e senti che è buono, che è fatto bene, come quando bevi un bicchiere di vino, che senti che è sincero, e tutte queste cose, così sentite cosa dice. Nella lettera 23, prima di tutto, fai così, Lucilio mio, impara a gioire. Fatemi fare questa parentesi, impara a gioire. Tutti noi qua dentro, io sono sicuro, sicuro, non pensiamo di dover imparare a gioire. Tutti noi qua dentro pensiamo di saperlo perfettamente come si fa a gioire, che il problema semmai è solamente quello di avere di che cosa gioire. Datemi denaro sufficiente, amicizie, potere sufficiente, amorico, e eh, Io sarò nella gioia. Cioè il problema è unicamente trovare il materiale, ma il come gioire è come dice: io so suonare, se non ho lo strumento, datemi uno strumento e suono. Non è così, ovviamente. Così come non vale per la musica, non vale neanche per la gioia. Tu puoi avere tutto il denaro che vuoi, puoi avere tutti gli amori che vuoi, tutte le, le eh, ma se. Ma se non impari a gioire, che è una cosa che è diversa dalla felicità, sarà in balia delle emozioni, della felicità, che va e che viene, non si ferma mai. Perché noi scambiamo la gioia con la felicità. Per quello Seneca dice impara a gioire dice gaudere impara dice dice disciplina dice discepolo disciplina noi oggi quando sentiamo il termine disciplina diciamo oh che, ter che cosa terribile in realtà senza disciplina non c'è discere non c'è imparare lo dice uno che aveva voto in condotta eh? io a scuola ero, ero indisciplinato però, però la ho trovato una maestra, eh, la signora Meregalli, così si chiamava la mia maestra, che, che sapeva tenermi, e, e altri professori, eccetera, eccetera, e quindi disciplina. Ma quello che riguarda eh, non è solo stare zitti e stare fermi: riguarda usare il tuo tempo, come usi, come usi il tempo, riguarda la lettura, come leggi quando leggi, e ci cioè, vuole una disciplina nel leggere. Ci vuole una disciplina nell'ascolto della musica degli altri, ci vuole una disciplina nel cibo, ci vuole una disciplina in tutto, in tutto. Perché disciplina rimanda a discere, è qualcosa che tu impari. È, una, è la capacità di ascoltare qual è la, la, la logica intrinseca delle cose e poi di essere obbediente. Altra parola che nessuno vuole più essere: disciplina, obbediente, ma obbediente, ob audio, significa ascoltare per, ascoltare davanti, a e quindi capire veramente. Io guardate, mi vado convincendo. Da giovane non, non ero così, da giovani c'è una canzone di Guccini, ho citato Dalla, adesso mi viene in mente Guccini, dice una canzone che si chiama Eskimo, a vent'anni si è stupidi davvero, quante cose, quante balle si ha in testa a quell'età, chiedo scusa per gli eventuali ventenni qui presenti, ma è vero, ma è vero, ma non perché, perché è naturale, fisiologico, è così, perché è la vita che ti insegna le cose, perché è così. E andando avanti vedi i tuoi errori, vedi, vedi tante, tante cose. Tant'è che io non tornerei indietro. Ma sul serio, se qualcuno mi dicesse: Genti, ti faccio tornare che hai vent'anni. Ma lo dico veramente. E do, dovendo perdere la, la, la consapevolezza acquisita, tutto il lavoro di, di, di proprio di consapevolezza. Ma no. No, grazie, no, no. Va bene. Prima di tutto fa così Lucilio, impara a gioire. Pensi davvero che io ti voglia privare di molti piaceri? Al contrario, voglio che non ti manchi mai la gioia. Voglio però che ti nasca in casa e ti nascerà se sorge dentro di te. Le altre forme di felicità non riempiono il cuore, appaiono sul volto, ma sono fugaci. Non crederai certo che abbia vera gioia chi ride. No, credimi, la vera gioia è una cosa seria. Gaudium res severa est. Questa gioia voglio che tu possieda. Essa non ti verrà mai meno una volta che tu sappia da dove deriva. I metalli vili si trovano in superficie. I più preziosi invece sono nascosti nelle viscere della terra, ma procurano un guadagno maggiore a chi fa la fatica di scavare. I beni di cui si compiace la massa danno un piacere inconsistente e superficiale, perché ogni gioia che viene dall'esterno manca di fondamento. La gioia di cui ti parlo io e la quale cerco di condurti è invece fondata e si genera intensamente nell'interiorità. Ti prego carissimo, fa la sola cosa che può farti davvero felice, calpesta, distruggi i beni esteriori e luccicanti che ti promettono, che tu speri di ottenere da altri e aspira al vero bene e godi del tuo. Ma che cos'è questo tuo? Sei tu stesso la parte migliore di te. Itinerario di liberazione, allora, quali sono le trappole più insidiose dalle quali dobbiamo liberarci? Non è facile rispondere a questa domanda, io nel libro ne parlo ovviamente di diverse trappole, ma è una domanda la cui risposta dipende non è detto che le trappole da cui si deve liberare lei sono le stesse di cui mi debba liberare io o lei o lei o tutti noi il desiderio ad esempio professore è una trappola la cupidita se il desiderio non ho capito il desiderio è una trappola sì desiderio eh, se è, è, se è, Lasciato a se stesso, se diventa indisciplinato, ah, certo che è una trappola. Adesso le leggo, io porto questa. Vedete, questo è il mio libretto che, sì, dove io metto alcune frasi che mi colpiscono ormai in questi anni e lo porto con me, una specie di sacra scrittura. Secondo me, noi dobbiamo costruirci una Bibbia, con tutto il rispetto per la Bibbia che c'è la quale contiene delle pagine meravigliose, la quale però contiene anche delle pagine noiose e contiene anche delle pagine, il contrario di meravigliose, terribili, ingiuste, violente, settarie. Ormai lo sappiamo queste cose, ormai le sappiamo, c'è bisogno, bisogno nel nostro tempo di una spiritualità nuova ma non nuova nel senso new age, nel senso old age, old, antica. E' quella quell antichità di cui Simmaco, senatore romano, scriveva ad Ambrogio, anzi scriveva all'imperatore, però scriveva all'imperatore di Roma perché Ambrogio, che è vescovo di Milano, la capitale allora era Mediolanum, Milano, la capitale dell'impero, in quella fase decadente, ormai dell'ultima storia a dire dell'ultima fase di Roma, eh, aveva vietato il paganesimo, aveva tolto dal Senato l'altare della Dea Vittoria, che era stato posto lì da Ottaviano Augusto, tre secoli e mezzo prima. E tutte le volte che Roma vinceva, si andava a. Eh, Sull'altare della dea e si sacrificava, si pregava, si faceva quello che, che facevano i, i, i religiosi di quella religione. Il Cristianesimo da, da religione perseguitata diventa religione di Stato, prima religio licita, poi religio proprio di, di Stato e vieta i culti, e uno dei primi cose è stato proprio, proprio quello di togliere la. E allora Simmaco sì, scrive all'imperatore Valentiniano, se ricordo bene, si chiamava, dicendo tutta una serie di cose. La frase più bella è uno itinere non potest pervenire a tam grande secretum. Con un solo sentiero. Non puoi, non si può arrivare a un segreto così grande. Il segreto è Dio, l'essere il senso dell'essere. Io sono convinto, ma da sempre sono convinto dell'esistenza di Dio, dell'esistenza del bene, della giustizia, della bellezza. E, e, e tutte le genti di tutti i tempi, di tutti i luoghi sono sempre state convinte di questo, l'hanno cercato a loro modo, ma voi non, non, avete, non avete nessuna civiltà che non abbia un tempio, che non abbia una religione, che non, non esiste. Perché gli esseri umani hanno sempre sentito il mistero. Ma uno itinere non poteste pervenire a questo grande segreto, a questo grande mistero. No, con un solo sentiero. È come, è come una grande montagna. Che poi c'è il versante est, il versante ovest, il versante quello che volete voi. Cioè, si sale. Cioè ciascuno prende il sentiero che è per lui. Ecco, il nostro tempo adesso ho fatto divagato, ma torno subito sul desiderio, naturalmente. Era per dire di questo libretto, eh, che diventa, e eh, io vi invito, se posso permettermi, di comprare anche voi una, magari l'avete già, un taccuino, un quadernetto, dove raccogliete quelle che sono per voi. Avete presente la favola? Scusate se faccio questo esempio un po' banale, ma Hansel e Gretel, i sassolini bianchi nel buio del, del bosco per trovare il sentiero, per non perdersi. Ecco, noi siamo nel buio del bosco. Sempre di più, e corriamo il rischio di perderci. Sempre di più. Perché, professore, forse abbiamo perso il senso della trascendenza? E questo è il motivo? Sì. sì, sì, è morto Dio, certo. Abbiamo, come diceva Nietzsche, eh, Hegel nel 1802, prima di Nietzsche, certo, abbiamo perso queste. Tante cose abbiamo perso, abbiamo tanta tecnologia, ma abbiamo perso quella saggezza che viene dallo stare con la Terra, dallo stare a contatto con la natura, dal darsi una mano l'uno con l'altro, dalla, dalla solidarietà popolare. Che viene dal passare le serate insieme a discutere, a parlare, a raccontare, a raccontare per l'ennesima volta la stessa storia, ma una storia importante, i fatti che riguardano noi, non a passare la vita a pensare ai fatti che riguardano gli altri. E l'ennesimo film, sempre film, sei telefilm, serie, film, sempre cose degli altri, vita degli altri. Ma una volta che ci sofferma sulla vita tua, la vita di tuo figlio, la vita di. De è sempre così eh? non, non ci conosciamo più in ogni caso desiderio sentite cosa diceva a proposito del desiderio Shakespeare quattro secoli fa anzi quattro secoli e, e, e qualche anno perché qui siamo agli inizi del 600 sembra che parli dei nostri giorni dice così tutto avrà nome potere e il potere volontà e la volontà desiderio e il desiderio lupo universale assecondato doppiamente dalla volontà e dal potere farà dell'intero universo la sua preda per poi alla fine divorare se stesso desiderio quando è vorace, quando è un lupo universale, è una trappola immensa, divora tutto. Ma quello che è, è incredibile è che divora anche se stesso, diventa, divora anche il desiderante. Questo è Troilo e Cressida, atti, atto primo scena terza, per chi poi si vuole andare a, a trovare il passo del Shakespeareano. Ecco sì, ed è così vera questa cosa. Questa la ripeto spesso, lo scrivo anche nel libro, ma vabbè, stiamo parlando anche del libro, quindi... È così vera questa cosa che un giorno un, uno dei più importanti psicanalisti italiani, di cui io ho la fortuna di essere amico, che si chiama Stefano Bolognini, psicologo freudiano, primo italiano a essere presidente della Società Psicanalitica Internazionale, insomma di quell'organismo che raccoglie tutte le società psicanalitiche di scuola freudiana del mondo. Un giorno mi disse, sai, quando io iniziai a lavorare negli anni 70, eh, la gente veniva da me perché stava male, è chiaro, no? Da me viene la gente perché sta male, perché la psiche li, li divora, perché cioè, stava male. E ma veniva, stava male perché era oppressa dal superego. Cioè l'ego ha una serie, sapete la triade freudiana, es, ego, superego, l'es, roba così, insomma, l'impulso, l'inconscio, i sogni, tutte queste cose, i desideri inespressi che non li sai neanche di avere, l'ess, quello che noi siamo proprio nella nostra base, poi l'ego, l'io cosciente, il guidatore della macchina, e il superego, quello che è il controllore, che, che, che dirige, una specie di, di vigile, insomma, che ti dice fai, non fai, non devi fare, e così via. Ecco, un tempo, ma per secoli, noi avevamo un superego che schiacciava l'ego. E che, e, e che non gli permetteva di esprimere tutti i propri desideri, non solo sessuali, sessuali ovviamente, ma non solo, desiderio, libertà di parola, il costume, vestirsi in una certa maniera, insomma fa il desiderare, no, tutti schiacciati, la gente veniva da me, sai Vito, la gente veniva da me perché stava male, schiacciata dal superego e io ho passato decenni a, a, a combattere contro il superego. Adesso la gente viene da me si siede sempre su quel lettino. Per il contrario. Sta male perché non ha più il superego ed è in balia de, dell'ego, anzi, in balia dell'es, senza più nessun controllo. Shakespeare e il desiderio. Assecondato doppiamente dalla volontà e dal potere, il desiderio lupo universale farà dell'intero universo la sua preda per poi alla fine divorare se stesso. E la gente sta male oggi, si divora. Si divora e per non essere a contatto con questo malessere, si continua a rifugire da sé sostanze, eh, il fumo, l'alcol. Eh, eh, sì, insomma, io non, non me ne intendo, devo dire la verità. Giusto un bicchiere di vino ogni tanto, ecco, non fumo. Non ho so, 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 quando penso alle sostanze penso a, a Spinoza e, alla sostanza, e a Aristotele, la forma e la sostanza, queste sono le sostanze di cui io mi occupo io. Insomma. Quindi veramente non... Ho degli amici che ogni tanto vanno eh, due o tre eh, che mi vengono in mente adesso, anche a provarle, queste sostanze per, per sentire la, la cosa. E io dico, ma sei impazzito. Ma la sinderesi, il bene dell'intelletto, è la cosa più preziosa che c'è? E cosa fai? Tu ti vai a prendere la pianta ayurvasca, ayur come si chiama, per uscire dal bene dell'intelletto e per provare l'estasi, e... ma no. Va bene, sono comunque entrambi giustificati perché sono, come dire, ricercatori entrambi in questi ambiti e quindi, forse per poter parlare, devono anche sperimentare. Forse. In ogni caso, sì, certo che il desiderio può essere, lo vediamo. Noi siamo in una società dove il desiderio viene esaltato. Infatti, prima, che cosa ho detto? Disciplina e obbedienza. Eh, che cosa sono la disciplina e l'obbedienza? Sono argini del desiderio e oggi quando sentiamo queste parole disciplina e obbedienza sentiamo dei nemici. Mentre al contrario, prima erano nemici, sì, prima per secoli e secoli sono stati nemici, ma adesso, adesso sono amici. Avere una disciplina di vita ed essere capaci di obbedire, naturalmente alle cose che vanno obbedite, bisogna essere capaci anche di ribellarsi, non solo di obbedire, va da sé. Insomma, sono cose importanti ecco. Quando l'io diventa Dio? Eh, va in crisi la società? Allora, lei mi ha chiesto quando l'io diventa Dio. Sì, e me l'ha chiesto perché io nel libro dico che è esattamente questo. Il nostro. Vedete, qui noi dobbiamo spiegare, capire velocemente il concetto di Dio. Che cosa intendiamo dicendo Dio? A prescindere se esiste o non esiste, a prescindere dalla dimensione, chiamiamola teologica, mettiamoci a livello psicologico o se volete anche filosofico, perché gli esseri umani di tutti i tempi e di tutti i luoghi hanno sentito la necessità di parlare del divino. Poi ciascuno l'ha fatto alla sua maniera. La grande madre, il grande padre, una pluralità di dei che stanno su una montagna chiamata Olimpo. Uno solo che sta in toi suranois, come diceva Gesù nel Padre nostro, nei cieli, Padre nostro che sei nei cieli, unico solo. Oppure, oppure anche in personale, deus sive natura. Perché? Per esprimere cosa? Tutti gli esseri umani di tutti i tempi hanno parlato di, di, del divino, configurandoselo poi, come ho detto, in varie, ma perché? Secondo me l'hanno fatto per esprimere l'eccedenza della vita, il trovarsi cioè al cospetto di forze più forti, più potenti di se stessi. E allora ti capitava di essere in una foresta e di sentire, camminando tutto solo nella foresta, la forza della natura. E poi personificavi questa forza della natura e la chiamavi Artemide, oppure Diana se eri un latino, Artemide se eri un greco, ma la tua esperienza era questa, era la personificazione, era l'incontro con la forza della natura. In quanto foresta, la stessa cosa al mare. Sai di fronte al mare? Il mare non è quello che per noi è oggi, il luogo dove ci bagniamo o abbiamo la barca e andiamo in giro, o dove peschiamo i pesci, o dove reversiamo i rifiuti, le tonnellate di microplastiche. No, il mare era divino, era l'incanto. Così come il cielo stellato, così era l'incanto. E sei di fronte a questa forza del mare, allora dici. Poseidone, oppure dici Nettuno se sei un latino, ma insomma è, personifichi questa cosa, ma al di là del nome con cui lo dici, è la potenza no? fisica del mare che ti prende, quello che vale per il mare e per la foresta, vale per tutte le altre forme di dei e di idee, l'amore ovviamente, il potere, la politica, la, la guerra, Ares, Marte. L'arte, Apollo, le, le Muse, eccetera. Adesso ho fatto esemplificazione della religione dei nostri padri, i nostri padri greci e latini. Noi poi abbiamo avuto un trapianto d'anima. L'Occidente ha avuto un trapianto d'anima. Ed è la caratteristica che ha reso, secondo me, l'Occidente questa, questa cosa diversa dalle altre, questa nel bene e nel male. Nel, noi siamo migliori e peggiori delle altre civiltà, migliori e peggiori, perché abbiamo avuto un trapianto d'anima. È stata tolta l'anima, la, la religione per ogni popolo è l'anima, quando funziona l'anima. È stata tolta l'anima che aveva dato origine alla nostra lingua nostra lingua è il latino che continua con l'innezione di greco. Cosa abbiamo a che fare noi con l'ebraico? Niente. Eppure abbiamo preso la religione ebraica, la versione gesuana, paolina, che poi l'hanno chiamata cristianesimo, e si è entrata. Vabbè, chiusa la parentesi di come sia andata questa. Tornando al discorso di Dio, Dio e io, eh, 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 che cosa è successo? È successo che noi abbiamo avuto... Lungo, lungo la nostra storia proprio di noi, di noi occidentali diverse forme di Dio il primo, l'ho già, già accennato è stata la natura e l'abbiamo condivisa con tutti i popoli di tutti i tempi la prima, le prime, la prime divinità erano divinità che esprimevano la potenza della natura pensate agli animali agli dei egizi con la, con la faccia di gatto o di, o di avvoltoio o eccetera la forza è la natura noi adesso sorridiamo che sono stupidi, che... ma quali stupidi? Eh, gli egizi non erano per nulla stupidi. Esprimevano la, la percezione della potenza della natura a cui erano soggetti. Secondo momento, la cultura. Quando dalla natura passa alla cultura e la cultura la fa l'uomo e quindi, e quindi hai, non hai più gli dèi a forma animale, ma hai gli dèi e le idee a forma umana. La cultura. Poi la sovrannatura, Quando l'ebraismo vince, l'ebraismo che diventa cristianesimo, il cristianesimo vince, qual è il, la, al di là del Dio cristiano, cosa esprime? Dal di là, la trascendenza, ciò che non è cultura. Può generare cultura, ma non è la cultura divina, la può generare, può venire, ma senza parlare che poi all'interno della Bibbia ci sono libri che sono a favore della cultura e ci sono libri che sono contro la cultura. E così i padri della Chiesa e così via, e così i santi che sono contro la cultura e altri a favore della cultura. È ambiguo il rapporto del cristianesimo con la cultura. È la stessa cosa, il rapporto con la natura, la stessa cosa. Ci sono pagine bibliche che lodano la creazione e altri che la, al eh, contrario di lodare, che, che la detestano, che la denigrano. Ecco, questa era la parola che cercavo. La denigrano. Perché la, la divinità viene, viene posta sopra, trascendenza, nei cieli, sopra, in una, ed è, è la soprannatura. Per cui non c'è niente, non farti nessuna immagine. Poi il cristianesimo, perché, come dire, aveva anche, aveva anche la, la, le radici classiche e quindi le immagini le ha fatte. E quindi abbiamo le Madonne, abbiamo i Cristi, abbiamo le Trinità, abbiamo tutti i Santi, e va bene. Ma tutti voi sapete che ci fu la controversia iconoclastica e ci fu bisogno di un concilio, il secondo concilio di Nicea. Per stabilire la liceità delle icone delle immagini sacre. Perché ci fu una, un, tutto una, un, sì, un filone di iconoclasti, perché la Bibbia dice che non ti devi fare immagini, se infatti voi entrate in una sinagoga, e naturalmente la stessa cosa vale in una moschea, non trovate nessuna immagine. Perché il Dio è al di là della possibilità di essere. Ebbene. Dopo cosa è successo? È arrivata la modernità e dalla natura, dalla cultura e dalla soprannatura avete la quarta forma di divinità. Sapete qual è la quarta forma di divinità che, che l'Occidente ha conosciuto? Lo Stato. A partire dal 600, basta leggere l'Utopia di Tommaso Moro. La città del sole di Campanella, naturalmente il Trattato Teologico Politico di Spinoza, naturalmente il Leviatano di Thomas Hobbes e il De Cive. A partire dal Seicento, il vero e proprio potere, ciò di fronte a cui la coscienza sente che si deve inchinare, ciò di fronte a cui non c'è niente di più potente, è la politica, lo Stato, lo Stato assoluto, gli stati assoluti. Poi questa cosa si declina e arriva fino al 1900. Quando è caduto il muro di Berlino? 91, 89, fino alla fine del comunismo, che è stata l'ultima eresia, diciamo così, di questa l'ultima manifestazione, non eresia, l'ultima manifestazione di questa, di questa divinità eh, intravista e collocata, collocata nella, nello Stato, nella politica, nella società. La morte di Dio oggi si manifesta non tanto come scomparsa del Dio, ma proprio come scomparsa di qualcosa di più importante dell'io. Perché oggi nella nostra società non c'è niente di più importante dell'io. È il Dio a cui è caduta la D. Ed è rimasto io. E tutto quello che voi. Potete pensare, vedere, immaginare le, le, la, la modalità con cui la, le, 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 come si chiamano, i messaggi vengono proposti, messaggi pubblicitari, la modalità con cui il consenso elettorale viene, viene sollecitato. Tutto questo ruota attorno a, ai desideri dell'io. Non c'è più disciplina, non c'è più obbedienza. Non c'è più quel senso di è così perché bisogna fare così, ma tutto è sulla base di quello che il, il popolo vuole, laddove il popolo è e poi alla fine è il singolo, perché è il singolo che, che vota. Tutto è diventato, sì, tutto ruota attorno al desiderio dell'io. E qual è la conseguenza? Ma non è tanto solo la, la certamente la conseguenza è la fine della religione, della religione. cioè di quell'esperienza di essere al cospetto di qualcosa di più grande di te. Perché qui dentro, non lo so quanti siamo, ma quanti siamo qui dentro, tra di noi se qualcuno è religioso o spirituale è perché coltiva il sentimento, e parlo di sentimento, perché non è una cosa che nasce qua, è una cosa che nasce qui, la religione vera, qui nasce nel cuore, è sentire. Qui e qui, nelle viscere nel cuore, in questa zona qua. Ecco, se uno sente, dopodiché, da quando si sente, dopodiché sale e ci ragioni, ma se non ce l'hai qui, non sei religioso, professi a parole, ma non. ecco di sentire che c'è qualcosa di più importante di me nella vita. Che io non sono l'ultima cosa, che io non sono Dio. Nel senso appunto che tutto deve tornare a me, no, c'è qualcosa di più importante di me. E questo qualcosa di più importante lo puoi chiamare appunto Stato, bene comune, bellezza, arte, famiglia, amore, musica, cultura, scienza, Dio, trascendenza, Dio, Dio, anche Dio, religione, certo, spiritualità, preghiera. Tutte insieme queste cose, perché io non escluderei nessuna di tutte queste, anche tutte insieme. In questo quadro, professore, l'etica, la morale. Come si colloca l'etica, la morale? Come si colloca? Guardi, l'etica, io domani devo fare a Padova una prolusione al nel in nell'aula magna dell'università, parlare proprio dell'etica, che, che cos'è e, e, e a cosa serve qualcosa del genere mi ha dato il titolo l'ho scritta, ce l'ho nello zaino etica e morale per me sono la stessa cosa eh? faccio questo tipo di qualcuno li distingue eh, sì, se dovessimo essere proprio in un corso universitario allora ti metti lì e distingui ma a questo livello del discorso io assumo etica e morale come sinonimi la prima parola è la seconda morale di origine latina è la stessa cosa e sono ed è anche qui il sentimento di essere al cospetto di qualcosa di più importante di te quindi e quindi è la la generazione della responsabilità, anzitutto la percezione di qualcosa di più importante di te e poi è l'attuazione. L'attuazione, eh, la, l'etica, anche qui nasce, anzitutto nel sentire: senti, senti che sei al cospetto di qualcosa di più importante, per cui non fai quello che vuoi, per cui hai dei comandi che ti ordinano delle cose. E di farle e, e ti ordinano altre cose di non farle no I famosi dieci comandamenti negativi e positivi li ricordate tutti no per esempio il primo per esempio il primo proprio l'avere un dio non avrai altro Dio, sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Avrai... Eh, chi è il tuo Dio? Questa è una domanda a proposito di conoscere noi stessi: qual è quella realtà di fronte alla quale tu senti di essere al cospetto di qualcosa di più importante e ti togli le scarpe, come dice il brano Evangeli, no, Biblico, Esodo, capitolo terzo, no, terzo o sesto, terzo o terzo sesto? che togliti le scarpe, questo è un luogo sacro, ma hanno tre, esodo tre. Quando tu, metaforicamente parlando, ti togli, non calpesti più, ma ti togli le scarpe e stai al cospetto di qualcosa che è più grande, io sono il Signore il Dio tuo, e poi pronunciare il nome di Dio, non pronunciarlo in vano, qual è il, il rapporto tra questa dimensione più grande di te e il tuo linguaggio? Il tuo linguaggio è importantissimo, proprio la purificazione del linguaggio, e poi tutti gli altri potremmo pensare. Comunque, l'etica sì, è qualcosa che riguarda, riguarda la nostra, il, il, il rapporto più intimo di noi stessi con la verità, intesa per verità, intesa non nel senso di esattezza. Non, la, verità non è es la, la verità a proposito di etica ha sempre una connotazione etica. La verità non è l'esattezza, appunto l'esattezza è l'esattezza, cosa fa questo numero meno quest'altro numero? È lì c'è un numero solo, e quella cosa lì è esatto, è sbagliato, è esatto, quello è il vero, falso, ma nel senso di esatto e di, e di non esatto. Ma la verità, alla luce del discorso che stiamo facendo, quando, quando si parla di etica, quando si parla di morale, quando c'è in gioco l'interiore, la, la totalità della vita, ha sempre a che fare con una dimensione sì, totale. Quindi mette in gioco tu, non solo la parte tua qui che vede e, e vede e, e calcola, o sa o non sa una data, no, ha a che fare con tutta la tua dimensione. Per quello Gesù diceva, Giovanni, capitolo 3, versetto 21, lo so anche in greco ma non voglio fare quello che è, quindi non lo dico in greco ma lo so a memoria perché ci sono certe cose che vengono in mente proprio stanno dice chi fa la verità viene alla luce Ode poion il verbo eh, chi fa la verità è, questo è il participio presente del verbo poieo poieo in greco voi potete dire fare in tre modi è eh, poi, ain, poi avete eh, prasein e poi avete il verbo trao, da cui viene drama, il dramma, il fare, tre modi di dire, eh, di dire verità. Ecco, la prassi, il pratein, prasein o pratein a seconda, è il fare nel materiale, chi produce, questa è già la prassi, il fare le cose. Poi ain, invece. Vabbè, Drao è il fare nel senso del, del. qui siamo su un palcoscenico, Drao, dramma, dramma, e il dramma è qualcosa che si fa, il dramma è qualcosa che avviene, quindi è un insieme di cose che si fanno e costituiscono un. Uh, sì, un dramma, un'azione, un, un atto teatrale proprio, questo è il. E, e invece Poeina è, è il verbo da cui viene poesia, e quindi, gene, e di, quindi dice libertà creazione creazione ode poion cioè chi fa la verità non chi la fa nel senso chi la produce ma nel senso di chi la sente anzitutto perché poi Ein rimanda poi, poi rimanda appunto alla poesia qualcosa di sentire un sentimento è una disposizione di fondo e poi viene alla luce è proprio il, il fa... quindi c'è un brano bellissimo di Dietrich Bonhoeffer che racconta Germania, anni 30, perché lui viene impiccato il 9 aprile 1945. Scrive questa cosa: viene impiccato nel lager di Flossenburg dietro ordine di Hitler perché aveva partecipato al complotto contro Hitler dell'ammiraglio Canaris, che era il capo dei servizi segreti dell'esercito, l'Abwehr. Va bene, Dietrich Bonhoeffer, teologo, pastore protestante, prima di essere incarcerato, stava scrivendo un libro sull'etica. e, e, e All'interno di questo libro, come saggio collaterale, scrive un piccolo saggio dal titolo Che cosa significa dire la verità? E racconta quello che poteva avvenire. Per noi oggi è inconcepibile una cosa del genere, ma nella Germania degli anni 30 e anche nell'Italia degli anni 30. La cosa è anche immagino 40 e 50, la cosa è concepibilissima, perché un maestro chiede al bambino, è vero che tuo padre è un ubriacone? Oggi è inimmaginabile che un maestro chieda al, al bambino, ma a quel tempo il maestro insomma, era un'autorità e così via. E, e cosa dice di Benefer? Dice, era vero? Ma il bambino risponde di no, signor maestro. Mio padre non è un ubriacone. Mio padre non si ubriaca, non beve. E commenta il teologo, c'è molta più verità nella risposta di questo bambino che difende l'onore della famiglia di fronte al maestro e agli altri compagni. Che non nell'uso cinico della verità, dell'esattezza, l'uso cinico dell'esattezza che il maestro ha fatto. Lo sapeva che era vero e ha voluto umiliare il bambino. Ha, ha, ha usato la verità, no, l'esattezza, in modo cinico. Per umiliare, come anche voi, anch'io posso usare una notizia che è vera, la posso usare un'esattezza che è vera, la posso usare per, come un coltello che metto nella pancia di una persona e dico, ah, tac, ti dico questa cosa. È vera, ma stai facendo un'azione vera? No, stai facendo, una, stai facendo una perfidia, non ha niente a che fare con chi fa la verità. Fare la verità vuol dire anche tacere, o addirittura negare certe volte, ma non è vero, ma figurati, bambino mio. Quindi capite che l'etica è strettamente legata alla, alla verità e la verità è strettamente legata all'etica. Non, non ci sono cose, compartimenti stagni che sono una, una cosa, uno dice adesso apro il capitolo etica, adesso apro il capitolo verità: noi siamo una cosa sola, siamo una pianta sola, siamo come una pianta che ha le radici, il tronco, le cose, tutto dipende da tutto. Mi viene in mente un'altra un parola importante che è democrazia. E secondo lei oggi la democrazia è in pericolo? Parlando di verità? Sì, sì. Di sì, società? Sì, sì, ma... Allora, stiamo alla parola. Prendiamo la parola, è una parola che ha 2500 anni almeno, che ci viene dal pensiero greco, ed è formata da due termini, demo e crazia. Grazia rimanda a kratos, kratos significa potere. Demos significa popolo. E quindi democrazia di per sé vuol dire cosa che sappiamo dalle elementari, il potere del popolo. Ora però, popolo in greco, come scrivo nel libro, si dice in altri tre modi. Ed è importante saperli per i motivi che poi capirete subito. Il primo modo in cui si può dire è, oltre a demos è laos dal termine laos laos è, è la gente nel senso generico quando poi diciamo la gente infatti da laos viene il termine laico laico laicità in questo senso proprio per dire non il non religioso questo poi è una è un, è un significato che, che, che non deriva dal greco ma poi dal, dal, dallo sviluppo successivo ma nel senso proprio di non esperto, generico, ecco una cosa generica va bene, la os, i più, la moltitudine ehm, poi si dice etnos anzi scusate l'accento è prima etnos etnos eh, da cui et, etnia etnia e questo è il popolo in quanto nazione cioè un popolo che si determina sulla base della nascita da una particolare gens direbbero i latini per cui voi avete il popolo somalo e avete il popolo Polacco. E se voi vedete un insieme di polacchi e un insieme di somali, non fate assolutamente a fatica a capire chi sono i polacchi e chi sono i somali. E la stessa cosa vale per i filippini, eccetera, eccetera. Cioè è la dimensione etnica. Un tempo si diceva razze. Adesso razze non si dice più. Ma il dato di fatto che la parola razza portava al pensiero cioè la differenza effettiva di statura, eh, colore della pelle, altezza, forza fisica, eccetera, tipi di capelli, eccetera, è, è rimasta. Sono caratteristiche e diciamo etnie, Et, etnos. Poi avete Demos. Ma Demos, eh, che, che tipo di popolo è Demos? Demos, prima di... Devo prendere un po' d'acqua, perché prima di... Significa, Mi può mettere così, scusi se le chiedo questa macchina, così hai visto, prima di significare, eh, grazie, molto gentile. Prima di, di significare popolo significa territorio, territorio. Demos, territorio, quartiere. Per cui Demos significa quel popolo che è sul territorio, che è sul quartiere, che lo conosce, che lo ama, che lo protegge e che quindi conoscendolo, amandolo e proteggendolo e sentendosi responsabile per il proprio territorio. Non ha assolutamente bisogno che arrivi qualcuno da fuori o da sopra dicendo fai così, fai così. No, guarda, noi lo sappiamo perfettamente cosa dobbiamo fare. Ci riuniamo, ci riuniamo noi che siamo del Demos, del, de del Demos di questo territorio, ci riuniamo, eh, discutiamo, poi votiamo e ci governiamo così. Perché chi più di noi conosce e ama il proprio territorio e quindi sappiamo. Eh, Volete pensare oggi a una forma vera di democrazia da come la intravedo io? Pensate alla Svizzera. Questa è la mia idea, da quel poco che vedo. Il luogo in cui l'antica la, la, democrazia ateniese vive oggi, nel migliore dei modi che conosca io, è la Confederazione elvetica. Dove i cantoni sono luoghi ancora dove la gente conosce, quanti, quanti sono? 26 se ricordo bene. Eh, eh, si riunisce, vota. Referendum e cosa ecco lì hai proprio l'idea di che cos'è il demos. Poi democrazia, eh, sì, eh, il popolo si dice in una quarta maniera che è oklos, che è una parola molto brutta, anche come suono oklos, eh, che, che significa plebaglia, eh, popolino. Eh, sì, insomma, il, il popolo che, che, che non ha a cuore nient'altro se non la proprio, il, proprio, la, il proprio godimento privato, a cui non interessa assolutamente nulla se non il proprio godimento privato, l'io. Il popolo per il quale il, il, il noi è scomparso, c'è solo l'io, e se c'è un noi... L'insieme di piccoli io che si mettono insieme per fare guerra ad altri, ad altri eh, io diversi. Non c'è il noi bene comune, semmai c'è il noi, nel senso eh, noi piccoli, noi, noi eh, che, che, ecco, che, che facciamo guerra agli altri? Che siamo diversi, che siamo migliori, che siamo. Quindi lei mi chiede: la democrazia è in pericolo? Beh, io vedo che, da, che sempre più da Demos corriamo il rischio di essere Oclos, che sempre meno le persone si informano, conoscono, partecipano. Eh, ma non è un problema solo italiano, se fosse solo italiano, dici, va bene gli altri stati magari ci aiutano, ci guidano, perché noi siamo piccoli tutto sommato, abbiamo... no, non è un problema solo italiano, è un problema di tutto l'Occidente, a parte qualche eccezione, insomma, di piccoli stati, che è un problema di tutto l'Occidente, è un problema francese, è un problema, eh, sì, tedesco, è un problema americano pensate cosa può succedere, adesso non voglio parlare di politica e poi tra l'altro non me ne intendo neanche, ma comunque vada, siamo messi male, perché se rivince Biden vince uno che non si ricorda neanche delle cose, parla della Germania, si confonde con la Francia e così via, se vince l'altro non ho idea di cosa possa succedere, ha già detto che ci lascia in mano Putin. Quindi eh, lei mi chiede, la, beh, la democrazia dipende, dipende la democrazia, dal demos. Se c'è il demos, la democrazia non è in pericolo. Il demos è il popolo che ama e che conosce e che è responsabile. Ama il proprio territorio, lo cura ed è responsabile. Allora non è in pericolo la democrazia. Se non c'è il demos, se c'è l'oclos... Cioè, la, la, la plebaglia, la marmaglia a cui interessa unicamente il godimento privato, panem et circenses, come diceva Giovenale. Se ricordo, è stato lui il primo. Beh, è chiaro che la democrazia è in pericolo. Del resto, e concludo: i greci che ci possono insegnare tante cose avevano configurato questo è stato. Platone nell'ottavo libro della Repubblica, poi Polibio ha fatto lo schema in maniera un po' più chiaro, parlando di anaciclosi, cioè ciclo di qualcosa che, che scende e sale, scende e risale, delle tre forme politiche. Si comincia con la monarchia, perché storicamente uno solo che è il più forte, il più eh, che, eh, poi la monarchia degenera. Dopo che, hai, dopo che il re buono è buono, è più forte, ma anche più saggio, più intelligente e così via, è venuto meno. Poi c'è il figlio, ma già il figlio è meno. Poi insomma, a un certo punto, hai l'incompetente, L'incompetente, non essendo competente, cosa fanno tutti gli incompetenti che hanno il potere? Usano il potere in maniera tirannica e quindi hai il tiranno. Quindi la, la monarchia degenera in tirannide. Poi cosa succede? Succede che hai il tiranno e i migliori del popolo si ribellano contro il tiranno. E quindi dalla tirannide si passa all'aristocrazia, i migliori. Cioè prendono i migliori veramente, eh, prendono coscienza che questo qui sta rovinando la città, sta rovinando la regione, allora dice adesso lo deponiamo, beh, lo depongono e governano loro, l'aristocrazia. Poi cosa succede? La stessa cosa che è successa con la, con la monarchia, cioè, l'aristocrazia la, la, decade e diventa oligarchia. Allora arriva la democrazia, a questo punto è il popolo che si, per dire, si solleva e prende effettivamente il potere, ma poi cosa succede? Oclocrazia. E quando arriva l'oclocrazia si ricomincia di nuovo. E quindi per quello c'è bisogno, c è, c è, non dico che molta gente sente il bisogno di una parola sola, finalmente, che metta ordine, che faccia, che basta questi discorsi che parlano, parlano, arriva uno che finalmente sa come stanno le cose. E quindi magari succederà questo. Quindi lei mi dice: La democrazia è in pericolo? Risposta? Ma abbastanza. Professore, non voglio approfittare di lei oltremodo. Allora raccoglierei, se me lo consente, un paio di domande. Non di più, domande eh, magari brevi, così non facciamo tardi. E, eh, ci sono domande dal pubblico? Io ne avrei l'ultima sarò breve nella risposta ecco eh, non c'è un microfono provi a parlare lo stesso vediamo se la sentiamo oh, dove volevo andare io sui social e l'intelligenza artificiale <ride> Professore, la società, eh, i social riflettono la società o sono la causa della loro, come dire, involuzione? E poi l'intelligenza artificiale, cosa ci dobbiamo aspettare? Allora, a me è capitato in diversi contesti di parlare dell'intelligenza artificiale e così. Eh, io non vorrei cadere nella. Eh, in quello che un tempo si chiamava luddismo, cioè in quella paura della rivoluzione industriale che alcuni alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento avevano, per cui distruggevano le macchine. Ecco, eh, penso che l'intelligenza artificiale eh, possa giovare molto per alcune cose. Se ci fosse stato un sistema di intelligenza artificiale a governare gli scambi ferroviari a brandizzo in provincia di Torino, quegli operai che sono morti, travolti da un treno, probabilmente non sarebbero morti. Eh, se ci fosse un'intelligenza artificiale a governare tante cose, non so, immagino anche un robot, scusate, sì, anche un robot chirurgo. chirurghi umani possono essere stanchi e distratti e mentre ti operano pensano ai loro problemi amorosi, affettivi o di chissà quale tipo e magari sbagliano o dimenticano qualcosa nello stomaco. E mi rubò anche la ter trentesima operazione eh. insomma penso che sono esempi i primi che mi vengono in mente pensate alla burocrazia come può effettivamente l'intelligenza artificiale eh, snellire molte cose e, e togliere un certo potere ai burocrati alla burocrazia a questa, questa cosa che affligge tutti tutti i politici sono Proprio dicono il più grande, ma mi capita di parlare con i sindaci quando mi invitano nel. Il più grande problema che ho è proprio la burocrazia, e, eccetera, insomma, quindi, quindi. Tanto può di bene, può fare, Però, però il problema è l'intelligenza. L'intelligenza naturale, è la cosa. Importante che abbiamo. E per intelligenza non intendo solo l'intelligenza fredda, intendo anche l'intelligenza calda, le due cose sono abbastanza collegate l'uno con l'altra. Quindi l'intelligenza cognitiva e l'intelligenza emotiva. E più usiamo l'intelligenza, più siamo intelligenti meno usiamo l'intelligenza, meno siamo intelligenti. Questo vale per qualunque cosa. Più usiamo le, le braccia per fare ginnastica e più siamo forti. Meno le usiamo eh, e meno siamo forti. Più usiamo le gambe per camminare eh, e più siamo capaci di camminare, abbiamo resistenza, meno meno. Questa cosa è ovvia, sto dicendo. Più una cosa la usi, più è, 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 è forte. e... E funziona meno la usi meno è forte meno funziona ecco il rischio dell'intelligenza artificiale è che renda che produca tanta stupidità naturale che produca persone che affidano tutto alla macchina vedete quando noi dobbiamo trovare una strada ma tutti immagino penso ormai qui dentro facciamo così Prendiamo il nostro telefono, anche se siamo a piedi, in una città che non conosciamo, a maggior ragione se siamo in macchina e dobbiamo andare, che ne so, in una città che non conosciamo. Eh, e cosa facciamo? Google Map, o se non è Google è quell'altro come si chiama, Waze, eh, insomma cose così. E il navigatore ci guida, come facevamo prima. Io ricordo di essere di, di, aver, di aver girato l'Europa con la mia 127 bianca di seconda mano che mio padre mi comprò. Eh, sì, con la cartina e ti fermavi le persone e chiedevi con, i, con la lingua del posto che più o meno si a seconda di dove eri, ma insomma, un po' di inglese un po' di chiedevi e, e ti arrangiavi e, e si girava. Va bene, adesso come dire, guadagniamo in tempo quello che perdiamo in orientamento, in senso dell'orientamento, guadagniamo, guadagniamo in tempo, va bene. Ma fin quando è il navigatore che ci porta a destinazione, va bene. Ma se questo navigatore è, diventa il navigatore che ti naviga a livello estetico, che ti naviga a livello etico, che ti naviga a livello politico, che ti naviga a livello economico, che ti naviga a tutti i livelli, eh, perché sempre più noi affidiamo alla macchina che ormai è diventata l'oracolo. E fin quando si tratta di sapere un dato va bene, cioè stiamo parlando, stiamo discutendo. Ma come si chiama quella trasmissione? Eh, eravamo a tavola prima. Come si chiama quella trasmissione? Eh, dice, ma sei sì, boh, non lo so, mi ricordo che c'era un divano rosso. Ecco, eh, sì, c'era un divano rosso, allora ecco uno di noi. Ta, 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 ta. Ecco, sì, si chiama e scopri che si chiama in quel modo. Fin quando è questo? Ma quando questo poi diventa profili come si dice raccolta di big data e, e, e quindi ti arriva e ti arrivano esattamente quei dati quelle cose che tu vuoi sapere perché cercando quelle cose l'algoritmo sa che tu vuoi sei interessato a quelle cose quindi ti fa vedere il mondo a seconda di queste qual è la differenza per esempio tra dai, quando avviene questo chiudo la frase e quando avviene questo sei navigato ma non nel senso vero del termine dici io sono navigato, nel senso che ho navigato, so dove andare, quindi ho esperienza. No, sei condotto dagli altri, sempre, dove gli altri vogliono. E quindi torniamo al discorso della democrazia in pericolo. Poi la democrazia, la, la, sì, l'intelligenza artificiale ha una cosa che per me è veramente impressionante, cioè è il fatto che pensate alla una piramide. Pensate che sopra, ma dalla, dal, dalla, dalla, come si chiama, dalla cupola, dal vertice, piccolo, 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 piccolo e dalla base immensa. Così è l'intelligenza artificiale? Chi la decide? Noi siamo 8 miliardi. Tutti noi 8 miliardi, ma veramente anche nell'Africa più, più, più nera che puoi immaginare, tutti saranno attraversati dall'intelligenza artificiale, non ci sono dubbi. Quindi la base di, tutto, di tutti gli 8 miliardi, tutti saremo in, in, più o meno in balia, più o meno così, dall'intelligenza artificiale. Ma chi la decide? Lo saranno? Di questi 8 miliardi, quanti saranno? 80 a deciderla, forse solamente 8? Perché devi avere, per poter decidere a quel livello lì, devi avere un potere enorme. Tanto di quel denaro e tanto di quel potere per decidere a quel livello lì che noi non. Neanche gli stati. Neanche gli stati si devono mettere insieme, poter in qualche misura arginare, ma non decidono. Possono decidere nel senso di mettere dei paletti così, che poi che paletti metti quando. Che paletti metti? Ormai è veramente incredibile. Io ricordo quando i miei figli erano piccoli, adolescenti. Io avevo. Adesso per fortuna sono diventati grandi e se la vedono loro, insomma, ma. C'è cioè il terrore della, della cosa. Io non posso. Come faccio a controllare? Non puoi più controllare, non puoi più chiudere il mondo. Un tempo, quando ero bambino, io si chiudeva la porta di casa, il mondo è fuori e la famiglia controlla. Adesso cosa chiudi? E infatti, io prendevo i cellulari e glieli sequestravo. Fino a una certa ora, poi così, poi. poi eh. In qualche misura si fa perché nel cellulare arriva tutto, arriva tutto il mondo, cosa controlli? E anche chi qui le... quindi, quindi, quindi è l'etica, c'è un bisogno di etica enorme. Enorme. Noi veramente dovremmo, dovremmo dare principi morali ai nostri figli, ai nostri nipoti, ai nostri bambini, dovremmo dare dei primi... la scuola, dovrebbe essere un presidio dove. Tutte le tecnologie devono, secondo me, almeno tutte le elementari e buona parte delle medie bandite, proprio via. Tanto c'è già tutto il mondo e tornare veramente alla disciplina, alla, ma non alla disciplina di Sparta, non Sto dicendo quello, sto dicendo teatro, sto dicendo canto, sto dicendo umanesimo, umanità, disegno, creatività, poiesis, fare innamorare le persone dell'umanità. Esseri umani, poi quando uno è innamorato dell'umanità e sa che cosa significa dialogare, ascoltare, fare a botte, ma nel senso, come, insomma, fare a botte non nel senso che col coltello, fai a botte l'uno con l'altro perché litighi e perché va bene, ma insomma, sei uomo, sei donna, quello che sia, ma poi quando uno è così, può anche affrontare i navigatori e così. Io, quindi, non sono per demolire l'intelligenza, ma ho molto timore. Perché è come guardate, è come dare in mano una macchina potentissima a un neopatentato, o peggio ancora a chi non ha la patente, e questo è il punto. Perché è uno strumento di una, di una efficienza, di una performazione che ti, ti risolve, dici eh, addirittura neanche devi scrivere. C'è GBT, di, eh, parlami del, dell'infinito di leopardi. Brrr. E lì subito, in dieci secondi, una cosa, infine. poi te, te lo leggi, lo controlli, tagli i cuci, ma, ma poi ma, è lì subito, è tutto. È una cosa potentissima che la dai in mano a chi? Ma chi non ha la cognizione neanche di, 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 di saper apri, aprire un'enciclopedia, di consultare un dizionario, non sa so più neanche trovare le parole su un dizionario, un lessico, un lessico che si va perdendo, perdiamo proprio una ricchezza, parole, le paro più parole sai, più conosci il mondo, perché si conosce il mondo tramite le parole. Noi perdiamo parole. I social, la maniera con cui si scrive sui social, la perdita della punteggiatura la punteggiatura è importantissima perché è gerar gerar gerarchia ti fa capire cosa le pause, noi quando parliamo fa facciamo delle pause, mettiamo de un conto e la virgola, un conto e il al punto e virgola, al virgola un conto sono i due punti, un conto è il punto e un conto è il punto di domanda un conto è il punto esclamativo, adesso si usano solo punti esclamativi e punti di domanda perché, perché bisogna è l'unica cosa che si usa sono morte... è morta la punteggiatura e quindi è, è che cosa muore? Muore la sintassi. E quando muore la sintassi cosa muore? Muore la capacità della mente di ordinare. Perché non è che la sintassi è una cosa che è arrivato qualcuno e ce l'ha portata da chissà dove. L'abbiamo inventata noi, la sintassi, la punteggiatura, per, per, per metterci in grado di esprimere al meglio quelli che sono i nostri sentimenti, le nostre emozioni, i nostri ragionamenti, costruirli, metterli in ordine. E quindi, e quindi è una, noi dovremmo proprio tornare elementari proprio veramente l'ABC, l'ABC, ABC, ABC, e poi che cos'è la virgola, e poi che cos'è il punto, e, e, e l'avverbio, il verbo, l'aggettivo, perché si chiama aggettivo, il sostantivo, ecco la sostanza, sostantivo, sostantivo, perché sost la sostanza sta da sé. Eh, insomma, ri riprendere proprio tutte queste... Questi valori che sono parte del nostro linguaggio, ma il nostro linguaggio siamo noi. È l'articolazione della nostra libertà, è l'articolazione del nostro pensiero più profondo, è l'articolazione di ciò che siamo. Se non hai linguaggio non sei. Non sei. Che. E, e, so, e... Mi fermerei qui. E un Grazie naturalmente al professor Vito Mancuso che ci ha intrattenuto fino ad ora, adesso eh, si rende disponibile al firmacopie e vorrei che l'assessore salisse sul palco per consegnare un piccolo omaggio al professor Vito Mancuso che ha avuto la bontà di essere qui con noi questa sera per aprire Pieve incontra 2024. Mm. Allora professore abbiamo naturalmente il vino, il prosecco Grazie. e ringraziamo il consorzio di OCG che è appunto nostro sponsor e un volume appunto 50 storie intorno al Conegliano Valdobbiadene di OCG. Ecco, noi siamo anche eh, territorio riconosciuto patrimonio UNESCO e, e quindi appunto... Un, un omaggio della nostra terra. Ecco, professore, davvero grazie ancora per questa serata davvero intensissima e credo appunto di esprimere questo sentimento a nome di tutta, tutta la platea presente. Grazie. Ancora grazie, grazie a voi per essere stati qui. Ci vediamo se volete venerdì 8 marzo per una festa della donna speciale con Serena Dandini. Siete tutti invitati naturalmente. Buona serata, ancora grazie.